Quintino, senti? Ti Buonasera a tutti. Beh, siamo tutti connessi, manca Elia. Segretario, procediamo all'appello. Nicola Parisi. Presente. Maria Trimacco. Presente. Francesco Farao. Presente. Domenico Senatore. Presente. Katia Trimarco. Yes. Presidente, volevo avvertirla che Katia Trimarco, in maniera così informale, mi ha comunicato che non può essere presente al Consiglio per motivi di salute. Buon Anna Maria del Corpo. Presente. Anna Maria del Corpo. Presente, segreto. Nunzio Elia. Lucia Salimbene. Presente. Giuseppe Diego Basta. Presente. Francesco Fernicola. Presente. Valeria Chiariello. Presente. Mario Freda.
Presente. Lucia Risi. Ok, il numero ci sta, la seduta è valida. Allora, devo solo specificare una cosa, che io e la segretaria, cioè io sono da casa perché sono in isolamento fiduciario per il contatto con un positivo avvenuto mercoledì scorso, l'altro mercoledì. Quindi pure la segretaria è da casa, non aveva senso che la segretaria stesse dal comune, così come previsto dalle linee guida che abbiamo approvato. Vabbè, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, letture e approvazioni verbali seduta precedente del 30/12/2020, che sono le delibere numero 22, 23 e 24, appunto della seduta del 30/12/2020. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, passiamo alla votazione, sempre per appello nominale. Nicola Parisi. Sì, favorevole. Maria Trivarco. Favorevole. Ora si registra la conferenza. Favorevole. Domenico Senatore. Favorevole. Katia Trimarco assente. Anna Maria Del Corvo. Prova. Nunzio Elia assente. Lucia Salimbene. Favorevole. Io mi astengo perché ero assente. Francesco Fernicola. Favorevole. Valeria Chiariello. Favorevole. Mario Freda. Favorevole. Lucia Lisi. Consigliera Risi. Non si sente il suo microfono. Favorevole, ok. Va bene. Secondo punto all'ordine del giorno. Articolo 1, commi da 817 a 845. Della legge 160/2019, approvazione regolamento. Ora si registrerà la conferenza dei mercati. Prego, sindaco. Grazie. Grazie per avermi concesso la parola. Si tratta di un argomento che sostituisce di fatto la tassa sull'occupazione del suolo pubblico, sulla pubblicità e quant'altro. Peraltro da parte del governo pro tempore, con la legge 160 che è stata legiferata nel 2019, con la finanziaria del 2019, devo supporre che non presupponeva poi quello che sarebbe successo da qualche mese. Ho sentito qualche voce. Sì, sindaco, registriamo la presenza di Elia Nunzio. Si attiva la telecamera, Nunzio. Grazie, prego, sindaco. Sì. Grazie. Buonasera, scusate il ritardo. E quindi con la finanziaria di fatto del 2019
ha cambiato un po' i termini per quanto riguarda la richiesta e quindi il pagamento di questi tributi propriamente comunali, che riguardano spazi a Repubblica, il canone per l'occupazione, l'installazione di mezzi pubblicitari. Per fare questo la legge presuppone l'approvazione del regolamento e poi demanda al Consiglio di fissare, il regolamento fissa i criteri, la Giunta invece deve fissare la modalità di pagamento, le modalità di pagamento e ovviamente anche fissare e stabilire, decidere, deliberare le cifre. Di fatto ci troviamo di fronte ad una sostituzione, una sostituzione dell'imposta che già c'era prima, perché oggi si chiama diversamente ed è in capo, nel nostro caso, ai comuni, alle province e alle città metropolitane approvare prima dell'approvazione del bilancio di previsione il regolamento e poi in base all'approvazione del regolamento la Giunta deciderà quali saranno le tariffe. In sostanza parliamo di questo e di null'altro. Si dà il caso che questo nuovo regolamento va in vigore dal 1 gennaio 2021, quindi nel pieno dell'epidemia, per quanto mi riguarda, ma questa è solo una considerazione di carattere personale, era auspicabile un rinvio dell'approvazione da parte dei consigli comunali, ma per fare ciò c'era bisogno di un decreto legge che evidentemente non è stato fatto. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Fernicola, prego. Buonasera a tutti. Allora, noi siamo fortemente perplessi proprio nell'approvare questo regolamento, in quanto come gruppo di opposizione non siamo stati minimamente consultati. Volevamo apportare anche i nostri contributi. Nostro contributo, perché immaginiamo che ci possono essere delle brutte sorprese per quanto riguarda le nostre attività commerciali. Andiamo a provare un regolamento in cui è vero che la Giunta poi delibererà i canoni da pagare, i tributi da pagare, i tributi al comune. Però sappiamo che in quest'ultimo anno di pandemia le nostre attività sono in forte crisi. Non sappiamo se questo porterà addirittura un aumento delle tariffe, aggravando ancora di più la situazione economica delle nostre attività commerciali, perché noi abbiamo istituito una tassa che già c'è, a dire il vero, come ha detto il sindaco, si tratta della concessione dell'uso pubblico, in cui un'attività commerciale per poterla usufruire paga un canone al nostro comune. Però in quest'ultimo anno, a dire il vero, gli spazi utilizzati sono stati quasi per niente utilizzati, così come pure il canone per la concessione del suolo per uso dei mercati, il mercato che si fa nei nostri comuni ogni 15 giorni. In questo caso, anche quest'anno, per la limitazione per le zone rosse istituite, non hanno potuto usufruire. Quindi mi sembra giusto che concedere un servizio è anche giusto pagare un tributo, ma se questo servizio non viene utilizzato mi sembra fortemente penalizzante da parte delle attività e chi esercita in questo momento un'attività che è veramente è di sussistenza, anzi di insussistenza, perché non riescono neanche a guadagnare quel minimo per far esistere un'azienda. Anzi, noi a queste aziende dovremmo aiutarle. E io faccio ancora un appello all'amministrazione, al responsabile dell'attività commerciale, che prendono e utilizzano subito questi fondi, questi bonus che noi abbiamo nelle casse comunali, così come hanno fatto gli altri comuni, per dare una boccata di ossigeno. E perché non utilizzare, se ci sono
ancora i 50.000 euro che ci sono stati donati per far sì che in questo anno questi tributi vengano coperti con queste donazioni che abbiamo avuto. Questa è la nostra proposta. Quindi noi non esprimiamo un voto favorevole, però allo stesso tempo sappiamo che è una legge che deve essere approvata e noi ci asteniamo in questa votazione. Grazie Presidente. Presidente, prego. Sì, prego, sì. Io non è una forma di risposta polemica al consigliere Vernicola, ovviamente perché ha tutti i requisiti e la legittimità per fare le sue riflessioni. Il comune di Buccino, per quanto riguarda l'occupazione, non solo per ciò che concerne il suolo pubblico, ma per ciò che concerne anche mezzi pubblicitari e quant'altro, non abbiamo mai chiesto niente da un lato. Dall'altro lato, le tariffe sono rimaste inalterate da sempre. Adesso sono state sospese, così come i vari DPCM hanno stabilito. Ho avuto modo di sottolinearlo anche l'altra volta: la sospensione non significa la revoca. Per la verità, per quel poco che io possa capire, possa dire, quando mi sono trovato in un luogo pubblico, ho sottolineato non solo la possibilità, ma per quanto ci riguarda la necessità di non far pagare i tributi comunali. Ma chi decide di non far pagare i tributi comunali non sono i consigli comunali. Ci sarà una legge dello Stato, se ci sarà, e noi l'applicheremo. Assolutamente sì. Dopodiché un altro discorso era la chiamata diretta da parte della maggioranza nei confronti dei colleghi consiglieri dell'opposizione per fare un lavoro in comune. Però questo è una parte o una faccia della medaglia, c'è pure l'altra faccia, che qui nessuno sta dicendo ai colleghi della minoranza di non fare adesso delle proposte sicuramente migliorative. Peraltro c'è poco niente da migliorare, almeno in questa fase, perché noi approviamo solo il regolamento così come stabilito dalla legge. Quindi per cui, e né tantomeno il comune in questi mesi ha chiesto qualche cosa. Quando mi riferisco a questi mesi, mi riferisco ovviamente ai mesi della pandemia, così come sono stati sospesi ancora la scorsa settimana il pagamento per quanto riguarda gli ambulanti che affollano il mercato il martedì giù al borgo e il mercoledì a San Vito. Non c'è stata alcunché di riscossione. Dopodiché nel regolamento ci sono delle eccezioni, delle esenzioni più che eccezioni. Per quanto riguarda la somma dei 50.000 euro che da parte della ICEP è stata donata non dico alla comunità, mettiamola così, forse è meglio. Nei prossimi giorni è stato fatto il lavoro, sicuramente un po' a rilento, è difficile però lavorare in queste condizioni, non è una scusante, ma è un dato reale.
Penso che nei prossimi giorni, non dico nelle prossime ore, ma sicuramente nei prossimi giorni, chi ne ha diritto percepirà la cifra che è stata stabilita in base ovviamente ai requisiti che siano stati richiesti ed eventualmente presentati. Per quanto riguarda invece gli altri contributi, proprio la settimana scorsa abbiamo, non lo so se avete avuto modo di vederla, abbiamo deliberato l'atto di indirizzo per procedere e quindi ovviamente per dare un maggiore sostentamento alle famiglie più in generale, comunque a ogni attività aventi diritto, fermo restando che almeno per parte mia, se il consigliere Ferricova vuole fare una proposta, nulla da eccepire per quanto mi riguarda. Ho finito. Bene, altri interventi? Prego, consigliera Chiariello. Buonasera a tutti. La perplessità in merito a questo regolamento si accresce dopo aver ascoltato il sindaco. E dico questo perché il regolamento che questa sera ci viene sottoposto consta di ben 74 articoli. Quindi è un regolamento abbastanza complesso, a tal punto che le categorie interessate sono veramente tante. E dopo averlo letto, la domanda che ci siamo fatti è: entreranno tanti soldi nel comune? Questo va in contraddizione con ciò che dice il sindaco. Perciò quello che volevamo sottolineare era snellire questo regolamento. Abbiamo visionato il regolamento standard e abbiamo visto che constava di molti altri articoli, quindi questo è già uno snellimento, ma nonostante ciò ritroviamo 74 articoli che sono tantissimi, che investono tante categorie e che farebbero presupporre delle entrate ingenti per il comune, cosa che invece non è per la situazione particolare che stiamo vivendo e per tante altre situazioni che qui non stiamo a dire. Quindi quello che noi avremmo voluto era uno snellimento, la semplificazione di questo regolamento. Mi fermo qui perché veramente non riesco ad andare oltre. Ho problemi di audio. Forse c'è qualcuno nella stanza con il volume attivato e quindi c'è il ritorno. Vabbè, ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione dell'argomento. Nicola Parisi. Favorevole. Maria Trimarco. Favorevole. Francesco Farao. Favorevole. Domenico Senatore. Non ho sentito, senatore. Favorevole. Ok. Katia Trimarco, assente. Anna Maria Del Corvo. Favorevole. Nunzio Elia. Favorevole. Lucia Salimbene. Favorevole. Io mi astengo. Francesco Pernicola. Mi astengo. Valeria Chiariello. Mi astengo. Mario Freda. Mi astengo. Lucia Risi.
Risi. Prova a staccare lo spinotto o a riavviare perché non si sente. Presidente, è auspicabile che la consigliera Risi esca e poi rientra. Sì, sì, così gliel'ho detto, di riavviare tutto. Un attimo di pazienza. Mi sentite adesso? Sì, sì, la sentiamo. Ok, mi astengo. Va bene. Se vuoi attivare la telecamera. Sì, fatto, fatto. Ok. Terzo punto all'ordine del giorno, Tari. Riapprovazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020. Presa d'atto validazione EDA Salerno. Chi relaziona? Il sindaco? Prego. Allora, questo è il famoso piano economico finanziario che noi in occasione del bilancio abbiamo approvato, che comunemente porta l'acronimo di PEF, che riguarda il servizio per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020. È un piano che ovviamente è basato, si implementa su una progettazione in termini di servizi, chiaramente stiamo parlando, per fornire ovviamente al meglio, io non dico al 100%, al meglio, perché mi rendo conto che è un servizio estremamente, estremamente delicato e difficile, ma a fronte del quale se non c'è un minimo di collaborazione, di partecipazione, di condivisione da parte di noi cittadini, diventa oltremodo difficoltoso, a maggior ragione che è uno di quei servizi, anzi è il servizio, non è uno di quei servizi, è il servizio rispetto al quale il comune deve chiedere integralmente il costo. Poi ci sono svariate variabili che semmai ognuno di noi conosce, vede, peraltro anche mi sia consentito anche in maniera impropria, perché tanto il dato è questo, visto che ci troviamo a parlare dell'aspetto economico sicuramente, ma più in generale della gestione dei rifiuti. Il rifiuto in sé, se viene buttato, non significa che non si paga niente o se si paga poco. La cifra rimane la stessa. Per chi eventualmente insomma si macchia di questi atti, insomma, non dico, però sicuramente osceni nella misura in cui i rifiuti vengono buttati. Ovviamente io quando dico questo mi riferisco a tutti, nessuno escluso. A tutto questo si è aggiunta da qualche anno, precisamente dal 2018-2019, questa ARERA, che è un acronimo, che è l'acronimo di un'azienda che in pratica, parliamo di un'azienda ministeriale, quindi in quanto tale governativa, che ha il preciso compito, sulla base della progettazione dei progetti presentati,
di fare una valutazione di merito rispetto alla fattibilità economica nella erogazione e nella gestione dei rifiuti urbani. Sottolineo rifiuti urbani perché mi pare ovvio e scontato che una legge così fatta non può né tantomeno potrebbe parlare di rifiuti speciali. Andiamo in un'altra casistica. La stessa autorità, questa ARERA, ha stabilito anche quelli che sono i costi standard a carico delle comunità, dei singoli cittadini, perché poi è tutto rapportato tra il costo del servizio in quanto tale e il numero dei cittadini o comunque delle famiglie. E ha stabilito un principio in base al quale la tariffa o l'importo, forse è più giusto definirlo importo, che ha approvato non può essere oggetto di deroga. Questo ovviamente responsabilizza ancora di più l'andamento della gestione dei rifiuti, ma questo non solo da parte dell'amministrazione comunale, chiunque essa sia, ma da parte ovviamente delle... Probabilmente questo è un elemento in base al quale viene, ma questa è solo una mia deduzione, viene fuori qui come altrove, a Buccino come altrove, perché si tenta, oramai dopo tanti anni, di responsabilizzare al massimo i cittadini. Le cifre ovviamente sono state riportate in delibera, per cui nella delibera che ovviamente noi sottoponiamo all'approvazione del Consiglio, che è di 638.000 euro e 617 euro, che è suddivisa in due parti, una di 532.548 come componente variabile e l'altra di 106 pari all'ammontare dei costi effettivamente sostenuti per l'anno 2019, senza, questo mi pare che sia un altro elemento importante, senza che vi sia la necessità di recuperare la differenza a carico degli utenti. Ovviamente gli utenti sono in primis, per non dire esclusivamente, i cittadini. C'è stato questo passaggio sicuramente burocratico, ma anche di merito, così come dicevo prima, da parte dell'ARERA, tant'è che abbiamo avuto il parere positivo e quindi il Comune ha avuto questo piano economico-finanziario validato, in base al quale noi, anche questo è un argomento propedeutico all'approvazione del bilancio, lo sottoponiamo al vaglio, chiaramente alla discussione e all'approvazione del Consiglio. Grazie. Interventi? Nessun intervento? La consigliera Ghieri. Dunque, quello che avevamo da aggiungere noi riguarda proprio una serie di riflessioni. Anche voi sentite il ritorno?
Ma consigliere Chiarillo, c'è qualche altro PC acceso nella stanza? No, PC no. No. No, dico nel senso che riproduce l'audio, per quello c'è il ritorno. Sono tutti attivate l'audio al cellulare, non lo so. Sì, no. Ma sono tutti collegati con... Proviamo così. Vediamo adesso. Cercherò di essere sintetica al massimo. Le nostre osservazioni riguardano proprio la relazione di accompagnamento PEF grezzo TARI 2020 dal Comune di Buccino. Erano una serie di osservazioni che volevo sollevare, però inviterei soprattutto a riflettere sul fatto che il Comune non allega le risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti. Questo quanto viene riportato. Dovrebbe essere un elemento basilare da cui partire per migliorare il servizio, per avvicinare questo servizio agli utenti e per sensibilizzare anche il comune, l'amministrazione, di fronte a delle problematiche che vengono sollevate dai cittadini. Le indagini di soddisfazione non sono una critica, o quantomeno devono essere intese come una critica costruttiva per migliorare il servizio. Ci auguriamo che venga presa in considerazione e non sottovalutata, non venga sottovalutato questo aspetto. Mi fermo qui. Altri interventi? Consigliera Risi, prego. Sperando che si sente. Pure a me si sente bene. Perché sono dispositivi vicini e quindi c'è il ritorno. Ma sono cellulari. Siamo tutti distanziati e sono cellulari. Uguale. Stanno nello stesso ambiente. Il ritorno è automatico. Spento? Stacca il tuo. No, secondo me è un problema diverso, perché anche le altre volte eravamo così e non è successo. Quindi credo che sia un qualcosa di diverso. Ce l'avete solo voi, però. Sì, ma sto dicendo che anche le altre volte eravamo così e non è successo. Quindi, un attimo solo. Abbasso io, vogliamo un po'? Così è impossibile parlare. Presidente, consiglio di fare la stessa operazione di prima. E poi eventualmente ritornare in rete. Prova ad uscire, Valeria, direttamente, e poi ti torno. No, c'ha gli auricolari. Mi sentite? Sì, forse ora sì, ora non c'è il ritorno. Mi sentite? Sì. Ora non c'è il ritorno. Mi sentite voi? Io non sentiamo. Mi sento. Io non ce n'è il ritorno ora. Mi sentite adesso?
Sentiamo. Sono io che non mi sento nelle cuffie, quindi vabbè. Niente, io volevo semplicemente aggiungere una cosa per quanto riguarda la Tari. Innanzitutto vorrei sempre ricordare che noi nel 2019 abbiamo pagato sempre due bollette Tari, questo non ce lo dimentichiamo. E poi quando si allegano giustamente le relazioni di accompagnamento, queste relazioni dovrebbero essere un attimino un pochino più approfondite, almeno sull'argomento. E c'è un punto dove dice non si rilevano ricavi da vendita di materiali. E questa è una cosa fondamentale che vorrei porre all'attenzione, perché noi non ci dimentichiamo che non facciamo una spazzatura normale, noi facciamo una spazzatura differenziata. Quindi dal differenziato noi dovremmo avere dei ricavi. Questo significa che noi la plastica la vendiamo, questo significa che il cartone viene venduto, e anche questo potrebbe portare poi delle diminuzioni nel canone e quindi nella bolletta dei cittadini. Questo non avviene perché evidentemente questi ricavi di vendita di materiale vanno ad altre alla ditta, ecco, che ci fa il servizio di raccolta della raccolta della spazzatura. E, per quanto riguarda invece la risultanza delle indagini, dato che prima con il ritorno non so se si è capito bene, la risultanza delle indagini è una cosa fondamentalissima, perché sono dei questionari che vengono consegnati, lo si può fare in vari modi, ma per lo più si fanno con dei questionari che vengono consegnati poi ai cittadini per capire effettivamente se questa raccolta differenziata viene fatta, come viene fatta, se ci sono delle perplessità, se ci sono dei problemi, soprattutto per le campagne, perché problemi ce ne sono tanti per le campagne, e magari qualche cittadino, qualcuno potrebbe indicare qualcosa che potrebbe essere importante poi da mettere in pratica, come anche la mancanza delle buste di continuo, come il fatto che comunque bisogna ritirare le buste al comune, come il fatto che magari, ecco, una cosa che potrebbe essere importante è capire se effettivamente queste buste sono funzionali così come sono. Ci facevamo un interrogativo prima tra di noi dicendo io vedo in mezzo alla strada soprattutto buste del supermercato, la spazzatura viene messa per di più nelle buste del supermercato, oppure addirittura cosa succede? Che la gente compra la busta. Molte persone mi dicevano che la busta del comune a volte, specialmente per l'indifferenziato, è troppo grande e quindi non viene nemmeno riempita il più delle volte, si consumano magari anche metà, viene chiusa a metà e viene poi messa in strada. Magari si potrebbe ipotizzare di farle più piccole, di farle recapitare direttamente a casa, dato che comunque noi paghiamo un servizio di spazzatura e secondo me lo paghiamo anche profumatamente, lo ripeto, lo ribadirò fino alla fine, è uno dei servizi più alti di tutti i paesini limitrofi. Niente, questo, magari non lo so se sarebbe opportuno anche mettere a verbale questa cosa di poter organizzarsi e creare queste indagini di soddisfazione degli utenti, creare questi mini questionari da distribuire ai cittadini di Buccino, così per capire effettivamente se questa spazzatura viene fatta bene o meno. Bene, interventi, repliche? Prego, assessore senatore. No, non è giusto specificare un paio di cose. Per quanto riguarda i ricavi, che diceva la consigliera Risi, non ci possono essere perché nella gara che abbiamo fatto, che si è aggiudicato l'Ecological System, questi ricavi vanno direttamente all'azienda. E facendo così abbiamo avuto un ruolo della spazzatura molto inferiore rispetto a quello che doveva essere. Poi, non lo so, per quanto riguarda l'indagine di mercato, sicuramente l'azienda si sta facendo e deve continuare a fare, la nuova azienda che sta sviluppando il servizio sul nostro territorio. E a me critiche oppure problematiche dalle campagne sinceramente non me ne arrivano, o me ne arrivano pochissime. Ma se ci sono, siamo pronti a risolvere qualsiasi tipo di problema. Poi per quanto riguarda le buste che le persone vengono a ritirare al comune direttamente, non ci sono problemi assolutamente di buste. Anzi, abbiamo un magazzino strapieno, stracolmo di buste, e i cittadini regolarmente, una volta ogni mese, le vengono a prendere direttamente al comune.
Poi per la grandezza o no della busta, non so cosa dire, la busta è standard, viene utilizzata così un po' in tutti i comuni d'Italia, per quanto riguarda soprattutto le varie tipologie di rifiuti. Poi per altre problematiche, se mi arrivano dei problemi, cerchiamo di risolverli, ci mettiamo a disposizione come sempre. Però fino a questo momento gravi, considerando anche il momento delicato che stiamo vivendo un po' tutti dalla situazione del Covid, penso che le cose stanno andando abbastanza bene. Questo solo volevo dire. Altri interventi? Risi, prego. Volevo solo ricordare che quando si parla degli argomenti all'ordine del giorno noi ne parliamo in generale, giustamente, cioè non faccio sempre riferimento al caso specifico e quindi attuale il caso che stiamo vivendo adesso, quindi io faccio un discorso in generale. Per quanto riguarda le notizie che devono arrivare all'assessorato, a volte bisogna anche mettere in condizioni i cittadini di poter dire la loro anche in maniera diversa, senza doversi recare ogni volta o contattare ogni volta l'assessorato. Magari un'indagine potrebbe essere più mettere in condizione i cittadini di poter dire la loro in maniera tranquilla, in anonimato e senza problemi. E per quanto riguarda invece i ricavi, lo so benissimo, infatti io l'ho detto, che i ricavi non possono essere diciamo nelle tasche comunali, perché dal contratto che è stato fatto con l'attuale ditta che esegue diciamo la spazzatura, il ritiro della spazzatura, la prende tutta la ditta. E vorrei soltanto ricordare che i sei mesi che hanno fatto del 2019, se non erro, o del 2020, loro hanno preso di riciclo di materiali in sei mesi 24-25 mila euro. Quindi immaginiamo cosa possa rientrare in un anno di lavoro, quindi in 12 mesi, siamo intorno ai 45-50 mila euro di ricavo di vendita del materiale. E in paesi qui vicino, per non nominare sempre gli stessi, questi ricavi vanno nelle casse comunali. E non è vero che pagano mensilmente di più, anzi pagano di meno. E io consiglio, non tanto a voi, perché ormai facciamo la botta e risposta, il dibattito, noi così, noi con lì, io consiglio a chi ci ascolta da casa di informarsi presso i paesi, magari pure facendo una domanda ai cittadini, stesso cittadini, senza recarsi da nessuna parte, ad un amico magari che abita in un paesino qua vicino e chiedere quanto paga di spazzatura, perché ormai noi abbiamo portato bollette, abbiamo fatto confronti, ma è inutile. Quindi io credo che in un futuro sarebbe importante far rimanere qui i soldi della spazzatura differenziata, perché potrebbe essere un introito per il paese e potrebbe essere anche un qualcosa, diciamo, invogliare la cittadinanza a fare la spazzatura in maniera diversa, migliore rispetto a come la viene fatta adesso. Grazie. Prego, senatore. Allora, quando parliamo di dati, di costi, bisogna sempre paragonare due paesi uguali, la stessa popolazione, la conformità del territorio, il nostro territorio 70 km quadrati, e penso e credo e sono sicuro, perché mi sono informato e parlo anche con gli altri amministratori, che questo ruolo tari di 638 mila euro rispetto al territorio che viviamo non sia da nessuna parte. Tutti gli altri comuni lo hanno molto più alto, perché sono i costi molto maggiori. Allora, se uno fa una gara dicendo che vuole trattenersi anche i ricavi della raccolta differenziata, carta, cartone, plastiche, e siamo a un ottimo livello, superiore al 75%, la ditta sicuramente non prenderà i soldi che sta prendendo adesso. Poi per quanto riguarda il servizio, ripeto, l'indagine di mercato lo sta facendo la ditta, aggiudicataria, perché la ditta lo deve fare, lo sta facendo, poi vedrebbe i risultati. Ripeto, varie problematiche, quelle che vengono dette adesso in questa seduta, a me non me ne sono arrivate. Quando mi arrivano direttamente, me ne arrivano pochissime in questo settore, poi si arrivano anche all'ufficio tecnico, al responsabile del servizio, alla ditta stessa, che c'è un numero verde, per noi va bene lo stesso. Anzi, adesso aumenteremo anche il servizio, sarà implementato anche dalla raccolta del vetro porta a porta, penso che partiremo fra qualche mese, perché questa problematica del Covid sta rallentando un poco tutte le situazioni. Partiremo con la raccolta dei pannoloni e pannolini delle persone che stanno male, allettate. Dal 3 maggio penso che partiremo e tra pochi giorni saremo a campagna di comunicazione. Perciò qualche cosa in più
si sta facendo e si continua a fare, però ripeto, stiamo facendo il massimo anche per quanto riguarda i rifiuti Covid, che è una cosa semplice da trattare, perché bisogna monitorare tutte le famiglie, farlo a parte. È un po' complicata la cosa, ma dico che i ragazzi che lavorano stanno lavorando bene, stanno facendo bene il loro lavoro. La ditta in questo momento sta lavorando bene e penso che anche l'amministrazione sta facendo un buon lavoro in questo settore. Poi se ci sono problemi che qualcuno dice, chiama, segnala, cercheremo di risolverli come abbiamo sempre fatto senza alcun problema. Prego, consigliera Chiariello. Sperando di aver risolto il problema. Allora, numero uno, assessore senatore, qui la relazione parla chiara. C'è scritto che è il comune che non allega le risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti. Non lo dico io, è scritto ben chiaro in una relazione depositata agli atti. Poi, per quanto riguarda le problematiche della raccolta differenziata, sappiamo che ce ne sono tante. Un'altra che andrebbe sollevata di sicuro è anche il fatto che qui viene messo in realtà l'attività di spazzamento e di lavaggio delle strade. Noi questa macchina la vediamo, veramente la vediamo sporadicamente, di tanto in tanto, quindi non è un'attività quotidiana. Fino ad ora abbiamo fatto un sondaggio tra di noi per quante volte l'abbiamo vista. Tra l'altro lo spazzamento non viene fatto certo, non si fa certo in questo modo. Nei giorni in cui passa lo spazzamento, solitamente c'è il divieto di sosta per le macchine da un lato e dall'altro della strada, per consentire uno spazzamento come si deve. Un'altra cosa che avevamo da aggiungere, purtroppo noi a Buccino abbiamo un problema di cani randagi. La spazzatura non dovrebbe essere lasciata davanti alle case o appesa alla ringhiera, perché sappiamo che con tutta la buona volontà dei cittadini che fanno la raccolta differenziata, poi arrivano i cani, prendono quelle buste, le portano nei terreni, nei vicoli, aprono le buste. E c'è un problema di sporcizia diffuso. E non diciamo che la raccolta funziona, che quando la raccolta funziona il paese è pulito. Noi abbiamo dei cittadini che stanno contribuendo a questa raccolta differenziata, ma ci sono anche delle problematiche che probabilmente non sono nemmeno così difficili da risolvere. Però queste situazioni vengono fuori o osservando, oppure in realtà con questi benedetti questionari, perché a nessuno fa piacere ritrovarsi davanti a casa la spazzatura che, con una certa difficoltà anche, ha differenziato in casa. Ho terminato. Spero che non vada un dibattito all'infinito. No, nessun dibattito. Per quanto riguarda la spazzatrice, esce in base alla potenzialità della gara che è stata fatta, perciò bisogna leggere anche le carte quando uno dice una cosa. È stabilito che la spazzatrice esca soprattutto per il centro storico, almeno una volta a settimana, e si è deciso in questo momento di farlo uscire il sabato, e tutti i sabati sta uscendo. Poi se insieme a un operatore che è sulla macchina, e alcune volte l'altro operatore a fianco, cioè sopra un altro mezzo che l'accompagna. Perciò questo esce regolarmente tutte le settimane. Per quanto riguarda la raccolta porta a porta, non ho capito, non bisogna metterla vicino alle porte, dove bisogna metterla? In casa. Cioè, non ho capito, consigliere Chiarini, non bisogna metterla? Glielo rispiego, sì. Però con un esempio pratico. Sì. Qualche mattina fa. No, devi rispondere, ha detto vicino alle porte non va messa. Dove va messa? Io ho detto che non va appesa alle inferriate e che va custodita in una maniera tale da non consentire ai cani di prendere quelle buste e di romperle. Ecco, i cittadini. Sono stata chiara adesso? Sono stata chiara? Mi ha capito? Sì, è un appello ai cittadini, non assessore. È un appello ai cittadini. Il cittadino io cosa appenderlo ai ferri, perché mica l'assessore appende le buste, non ho capito questa cosa. E ci mancherebbe che l'assessore mi viene ad appendere la spazzatura ai ferri. Se vuole venire, guardi, mi può venire pure a casa mia e se non me la appende, io gliela faccio trovare e gliela appende.
Allora, io sto dicendo, no, assolutamente, non mi permetto. Oh, io ho una grata, mi difendo dai cani con una grata, mettendo la spazzatura all'interno di una grata in modo che né cani né gatti me la possono rompere. Sì. Questo però, sono privilegiata perché vivo in campagna e ho potuto ovviare a questa situazione mettendo una grata. Io mi rendo conto che chi vive in un condominio, chi vive in paese, ha una difficoltà concreta, diciamo, non può risolvere il problema come l'ho risolto io. Di questo ne converrà. L'assessore è lei. No, l'assessore non sono io. Le sto portando una problematica e le sto dicendo che a tutti quanti noi che amiamo il nostro paese, allora, amiamo vedere il paese pulito. Tutti quanti noi amiamo vedere il paese pulito. Okay. Se subentra una difficoltà che credo sia reale e concreta, questa difficoltà in qualche modo va superata. Io la invito a prendere atto di questa problematica e a risolvere il problema, perché l'assessore all'ambiente è lei, non sono io. Probabilmente se l'assessore all'ambiente fosse stato da questa parte, il sistema spazzatura sarebbe stato visto in un altro modo, sarebbe stato considerato in un altro modo. Perché noi non guardiamo i metri quadri, non guardiamo la grandezza di un territorio, vediamo come vengono fatte le gare d'appalto. Quindi ci muoviamo con una visione differente. Sì. Dal momento che non siamo noi ad amministrare, ma siete voi, attraverso la vostra ottica e attraverso il nostro modo di vedere, provate a risolvere questo problema. Perché a tenere un paese pulito ci teniamo tutti quanti. Così come tutti quanti noi ci stiamo preoccupando del problema che lei sollevava in merito al ritiro della spazzatura dei malati Covid, perché ci stiamo chiedendo in quale cifra verrà contemplata quella somma, visto che è stato sottolineato più volte che quella è una cosa a parte, ma rimane sempre spazzatura. Che sarà a carico degli utenti. Posso finire? Ho finito. Certo. Allora, da quello che ha detto prima il sindaco, forse non è stato chiaro, non ci sarà nessun aggravio per gli utenti, la somma è quella e quella resterà. Per quanto riguarda la raccolta differenziata porta a porta, non c'è nessun tipo di problema. Il paese non credo che sia sporco, assolutamente non è sporco. La raccolta porta a porta, il problema del rifiuto va messo nei pressi dell'abitazione, senza che noi usiamo i contenitori come si faceva una volta, perché quando si usavano i contenitori la raccolta differenziata non si faceva bene perché si mischiava tutto, e poi quei contenitori che erano all'esterno, quei bidoni grandi, diventavano delle micro discariche. Perciò cacciando il sacchetto separato, fatto per bene, i cani non vanno da nessuna parte, perché non mi risulta di questa quantità enorme di buste strappate o buttate per aria, non mi risulta proprio, anzi mi risulta che la raccolta differenziata funziona molto ma molto bene in questo paese e i cittadini devo dire che sono molto bravi a farlo. Poi ho chiuso, non fare un dibattito su questo mi sembra riduttivo, ho chiuso per questa cosa, ci sono segnalazioni ma mi arriveranno dei cittadini sicuramente. Presidente, per adesso penso di aver finito su questo argomento. Va bene, chi c'è? Risi, prego. Allora, io non voglio fare il dibattito, qua si tratta di dibattito, anche perché poi alla fine io parlo, poi uno è libero anche di non rispondere, come anche dall'altra parte. L'unica cosa che voglio dire è che non dobbiamo dire stupidaggini, cioè il fatto di dire ed affermare che la macchinetta della spazzatura passa tutti i sabati è una bugia. E poi ci sono qui presenti delle persone che abitano al centro storico. Io non mi permetto di fare la domanda diretta, ma le persone che abitano al centro storico sanno benissimo se la spazzatrice passa o meno. E poi io mi faccio un interrogativo: perché la spazzatrice dovrebbe passare solo al centro storico? C'è anche il Corso, c'è anche San Vito. Perché non fare il sabato lì, il venerdì qui, dato che noi la paghiamo? Perché decidere soltanto al centro storico? Specialmente adesso, poi. Che comunque, e poi... Cioè io sinceramente mi rendo conto che quando facciamo questi dibattiti, soprattutto quando parliamo con lei, assessore senatore, sembra che noi viviamo in due paesi separati.
due paesi diversi, sia dal punto di vista delle bollette che ci arrivano a casa e sia dal punto di vista di ciò che vediamo in mezzo alla strada. Perché io sinceramente faccio Buccino, giù, parto, io non sto proprio a Buccino, quindi sto in periferia, faccio periferia a Buccino tutti i giorni e lungo la strada che io percorro con la macchina vedo soltanto buste, non voglio fare pubblicità, buste della Deco, buste del pick up, fuori alla porta piene di spazzatura. Quindi queste buste sinceramente io non le vedo comune di Buccino, o se le vedo ne vedo pochissime e non credo che sia opportuno mettere la spazzatura nella busta del Deco, ma se la gente lo fa facendo comunque la spazzatura differenziata lo fa perché evidentemente ha poche buste in casa, ok? Quindi penso che cioè, un giretto, dato che lei comunque sta sempre in giro perché io spesso lo vedo, può farselo anche nel centro storico, questi gli addetti, ma la spazzatrice non ci va, magari vada a vedere. Perché poi se dobbiamo parlare diciamo la verità, perché non è un botte e risposta. Io dico, io chiedo. Ora si registrerà la conferenza. Prego. La spazzatrice della gara è stata presa piccola proprio ed esclusivamente come era prevista la gara per il centro storico. Ma la spazzatrice passa per San Vito, passa per il borgo, passa per il corso. Il sabato passa o può passare massimo qualche altro giorno della settimana, ma vi assicuro che passa la prossima volta, il sabato adesso o il prossimo sabato o venerdì o giovedì o mercoledì, una volta a settimana che passa, devo fare un video così ve lo invio e vedete se passa o non passa. Ma io perché dovrei dire che non passa se quello è per obbligo di gara? Passa per forza, passa anche sabato scorso, è passato, ha stato in giro forse 4-5 ore, 3-4 ore per tutti i posti dove può accedere, giustamente essendo stata presa piccola proprio esclusivamente per il centro storico. Poi questo adesso vorrei chiudo per su questa cosa, mi auguro. Ci sono altri interventi? Nessuno. Passiamo alla votazione. Nicola Parisi. Favorevole. Maria Trimarco. Maria Trimarco, non ho sentito. Favorevole. Francesco Parao. Favorevole. Domenico Senatore. Favorevole. Katia Trimarco assente. Anna Maria Del Corpo. Favorevole. Nunzio Lia. Favorevole. Lucia Salimbene. Favorevole. Io mi astengo. Francesco Pernicola. Francesco Pernicola, non si è sentito. Non si sente l'audio, almeno non lo sento io. Contrario? Contrario. Ok. Valeria Chiariello. Contraria. Mario Freda. Contraria. Contraria. Lucia Risi. Contraria. Votiamo anche l'immediata eseguibilità, ripetiamo, cioè la stessa votazione, va bene o c'è qualche variazione? Va bene per tutti. Segretario, la stessa votazione, l'immediata eseguibilità. Quarto punto all'ordine del giorno. Rinnovo della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Contrada e Buccino. Chi relaziona? Sindaco? Prego. Vabbè, insomma, c'è poco da relazionare, nel senso che ovviamente l'amministrazione comunale attraverso il Presidente del Consiglio porta questo argomento
nel consesso consiliare per rinnovare questa convenzione tra il comune di Contrada e provincia di Avellino e ovviamente noi per la dottoressa Torraca. È evidente che nel portare questo argomento l'amministrazione comunale continua ad avere fiducia nella professionalità e nella persona della dottoressa Torraca, che nel periodo non molto lungo ma sicuramente altrettanto non breve è stata con noi, ovviamente secondo i canoni e i principi della imparzialità, della correttezza e del rispetto non solo dell'amministrazione comunale intesa come maggioranza ma anche come consigliere di minoranza, mi sento di sottolineare, quindi per cui sottoponiamo ovviamente alla valutazione del Consiglio il rinnovo della convenzione tra i due comuni per proseguire questo rapporto ancora per un bel po'. Grazie. Prego, consigliere Pernicolo. Noi come gruppo esprimiamo tutto il nostro apprezzamento per la professionalità che la segretaria comunale ha espletato in questi anni, il nostro servizio, il servizio della comunità. Certamente è una cosa che ribadiamo anche questa sera, che noi vorremmo da parte della nostra segretaria una maggiore presenza, quindi nella convenzione noi avremmo gradito una presenza giornaliera più partecipata, perché gli uffici vanno organizzati, abbiamo carenza di personale, quindi la figura di un dirigente si fa sentire anche nella riorganizzazione dei vari servizi. Questo è quello che noi ci aspettavamo. Il sindaco ha detto che come consigliere di minoranza, il sindaco pensa che sia un lapsus. Speriamo che in futuro possa essere consigliere di minoranza. No. Io ho detto altro, forse evidentemente non si è capito bene. Dico forse della stessa opinione sono pure i colleghi consiglieri della minoranza rispetto. Questo siamo sicuramente d'accordo. Forse probabilmente non si è capito bene. Forse... Ce lo auguriamo che abbiamo capito bene, che la prossima volta voglio andare a fare il consigliere di minoranza. Comunque siamo favorevoli a questa convenzione. Grazie, segretario. Va bene, passiamo alla votazione se non ci sono altri interventi. Nicola Parisi. È favorevole. Maria Trimarco. Favorevole. Francesco Farrao. Favorevole. Domenico Senatore. Favorevole. Katia Trimarco, assente. Anna Maria Del Corvo. Favorevole. Nunzia Elia. Favorevole. Lucia Salimbene. Favorevole. Io favorevole. Francesco Pernicola. Favorevole. Valeria Chiariello. Favorevole. Mario Freda. Favorevole. Lucia Risi. Favorevole. Favorevole. Sì, immediata eseguibilità, sì. Stessa votazione, va bene per tutti. Ok. Quinto punto all'ordine del giorno, distretto rurale del buon vivere, cibo, acqua e salute, provvedimenti. Prego, sindaco. Grazie presidente. Ovviamente ringrazio il presidente del Consiglio e l'amministrazione comunale per aver portato questo argomento all'ordine del giorno, perché è imminente la scadenza per la costituzione del distretto rurale. Io vorrei solo rubare qualche minuto anche rispetto a quelle che sono le problematiche che stiamo per diversi livelli di funzione, di competenza,
e di ruoli stiamo affrontando. Però il distretto rurale nasce in primis in base ad una legge nazionale, perché è una problematica intesa come momento di reperire risorse economiche, finanziamenti e quant'altro di carattere nazionale, e poi più nello specifico è contemplato dalla legge regionale numero 20 del 2014. La quale legge non fa altro che individuare sul territorio della Regione Campania i distretti agroalimentari di qualità per promuovere, per favorire lo sviluppo rurale, le risorse naturali e quant'altro. E non solo dice questo la legge numero 20 della Regione Campania, ma dice e si predice come obiettivo l'istituzione dei distretti e quello di offrire ai sistemi locali e alle piccole e medie imprese di consolidare, di promuovere, di valorizzare la propria competitività nel campo agricolo, turistico e più in generale per quello che riguardano le peculiarità, le specificità, le prerogative, i presupposti del mondo rurale. Cioè esattamente quello che l'amministrazione comunale ha fatto qualche anno fa nel trasformare i lotti ovviamente ancora disponibili nell'ambito della zona industriale come distretto agroalimentare. Questo ben prima delle fatidiche fonderie Pisano, da un lato, e dalla Bonego dall'altro. Quindi noi ci siamo attenuti a quello che è il dettame legislativo. In proposito, ha legiferato il legislatore nazionale e il legislatore regionale. Ho sottolineato questo come premessa perché una delle accuse che ci vengono fatte, consentitemi, che mi vengono fatte, e che poi tutto questo è stato fatto quasi a penalizzare l'iniziativa fantasmagorica della delocalizzazione delle fonderie di Pisano. Nulla di più falso. Però, purtuttavia, c'è stato un organismo che ha bocciato sonoramente il comune di Buccino, e mi riferisco al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, la sezione di Salerno, ha detto che il comune di Buccino, inteso come suo territorio, il territorio circostante, non ha vocazione agricola. Ovviamente l'abbiamo detto, lo ribadiamo, che è una sentenza rispetto alla quale il massimo rispetto, ma che non è condivisa e né tantomeno può essere accettata a tutti i livelli. Bene, detto questo, gli elementi in base ai quali una moltitudine di comuni, siamo 35 comuni, perché c'è anche una parte cospicua, importante dell'Alta Irpinia, e quindi mi riferisco ai comuni della provincia di Avellino, quello più ovviamente con termini
alla provincia di Salerno, ma in ogni caso arriviamo fino a Nusco, Montella, che hanno aderito al distretto e hanno individuato nel GAL i sentieri del buon vivere, l'ente capofila per portare avanti questa progettazione, che badate bene, è opportuno che si sappia, che non riguarda il pubblico. E cioè, giusto per essere probabilmente più banale, ma penso però più significativo, non riguarda il comune o i comuni, ma riguarda le imprese, le piccole e medie imprese nel campo turistico, nel campo agricolo, nel campo della ricettività, nel campo del mondo rurale, nel senso più letterale e più significativo del tempo. Quindi il pubblico in questa fase, che farà da accompagnamento, farà da logistica rispetto alle possibilità economiche, che non sono poche, che vengono sia prima dal governo nazionale e poi in seconda battuta, come secondo step, dalla regione, mettono a disposizione questi due momenti importantissimi. In pratica parliamo dello Stato a disposizione di questo punto. Nel portare avanti questo percorso abbiamo anche deciso, su mia proposta, di far partecipare quanti più enti è possibile, privati, organismi pubblici, tant'è che abbiamo fissato un minimo di partecipazione per la costituzione del capitale sociale che va da 50 a 300 euro, così come probabilmente è stato visto, è stato letto. È un'occasione, penso, unica nel suo genere, perché mai il nostro territorio era stato individuato come distretto rurale. Su nostra proposta, e la regione l'ha approvato nel 2019, a fronte del quale poi ovviamente adesso è iniziata la parte, come dire, tra virgolette burocratica, nel senso della costituzione del distretto, che come termine ultimo è il 30 giugno. Però noi come ente capofila, quindi come GAL, il Sentiero del Buon Vivere, abbiamo dato una proroga a tutti i comuni fino al 15 maggio, perché ovviamente ci sono delle difficoltà operative, innanzitutto perché siamo un bel po' di comuni, in pratica tutti i comuni che di fatto ci accompagnano anche nella problematica relativa sia alle Fonte di Pisano che alla Bonego, e bisogna trovare anche il modo per non fare assembramenti, e quindi dobbiamo metterci d'accordo anche con il notaio per la sottoscrizione poi dell'atto costitutivo, quindi per cui sembra che chissà quanto tempo c'è a disposizione, ma di fatto il 15 maggio è arrivato, manca solo un mese sostanzialmente. E poi bisogna organizzare tutto questo lavoro, che non è da poco e che è enormemente complicato dalla situazione pandemica, e che ci porta ovviamente a fare, o comunque nel nostro caso a deliberare prima del 15 maggio. Peraltro devo dire che anche altri comuni ci hanno già preceduto. In ogni caso, io penso, non per,
per il comune di Buccino, o meglio, il comune di Buccino insieme ad un'area vasta, sicuramente come enti pubblici, quindi non ci sono partigianerie politiche, non ci sono partigianerie di appartenenza, come enti pubblici, come istituzioni presenti sul territorio, come prima cellula di governo che sono i comuni, in questo caso i comuni stessi si mettono a disposizione delle loro comunità, delle loro popolazioni, per dare la possibilità a chi ne vuole usufruire, a chi ha i requisiti, penso tutti se non proprio tutti, insomma quasi, affinché possono consolidare da un lato, ma dall'altro lato possono anche ovviamente iniziare altre attività che quelle che noi auspichiamo e che peraltro sono compacenti a quello che è la nostra tradizione, la nostra storia, il nostro ambiente. Sostanzialmente penso di aver finito. Grazie. Interventi? Prego. Niente, noi non è che siamo contrari a questo distretto rurale del buon vivere. Il problema è che dopo tanti anni di tante iniziative che sono state intraprese, poi concretamente sul territorio i benefici sono stati poco o totalmente assenti. Quindi per questo noi avremmo preferito una maggiore discussione, parlando anche delle iniziative che si vogliono portare avanti. Perché il nostro territorio ha una vocazione agricola. Le sentenze sono sempre opinabili, certe volte favorevoli, certe volte sfavorevoli. Ma certamente questo è un territorio che è un'antica storia, una storia fatta di agricoltura, fatta di buon cibo, fatto di acqua, fatto anche di buona salute. Siamo stati il territorio della dieta mediterranea. Però a tutto questo poi non si è accompagnata una politica per valorizzare queste risorse. Addirittura tra qualche anno perderemo anche questo, che se è vero che si insedieranno nella nostra area industriale, e io mi auguro di non fare la cassante, mi auguro che queste industrie pesanti non vengano mai sul nostro territorio, poi perderemo anche la specificità di produrre prodotti di eccellenza, di essere anche sede di grossi bacini idrografici che soddisfano interi territori. Ma siamo anche un territorio destinato alla non buona salute, perché se queste industrie insalubri poi vanno a insediarsi su questo territorio, sicuramente la nostra salute non ne terrà dei benefici. Quindi io dico, Sindaco, che bisogna essere più concreti con le azioni. Noi ci aspettavamo anche dalla sua presidenza del CAL degli interventi sull'agricoltura, che sinceramente, o perché siamo noi che non riusciamo a percepire, non ne siamo a conoscenza, però in tutti questi anni non abbiamo visto una sola iniziativa di apprezzamento, di valorizzazione dei nostri territori. Per questo noi esprimiamo un'astensione, perché vogliamo capire meglio. Vogliamo essere determinati a incidere sul futuro di questo territorio, ma con azioni concrete che veramente apportino dei benefici su tutto il territorio e che sia il volano di un nuovo sviluppo. Grazie. Presidente, chiedo scusa. Prego, sì. Chiedo scusa anche se devo, come dire, fare una considerazione, una riflessione più da presidente del GAL che da sindaco probabilmente. Poi se uno non vuole votare o si vuole votare diversamente, nessuno è costretto. Le valutazioni però penso che debbano essere più circostanziate e pertinenti. Comunque, ad ogni buon fine, giusto per accontentare o per soddisfare gli elementi di dubbio del consigliere Fiammicola,
se il consigliere si reca alla regione o eventualmente parla con l'assessorato all'agricoltura della regione Campania, qualcuno gli dirà che il GAL, i sentieri del buon vivere, attenzione, non Nicola Danizzi, il GAL, i sentieri del buon vivere, è il primo in regione Campania, tant'è che abbiamo avuto il massimo della premialità per erogare altri fondi. Dopodiché io ho fatto un report di qualche settimana fa e dove ho avuto modo di sottolineare nella qualità di presidente, ma ovviamente per nome e per conto del GAL, del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Soci, che abbiamo dato nel giro di un anno e pochi mesi e anche nel pieno dell'epidemia circa 5 milioni di euro di finanziamenti, all'interno dei quali ci sono anche dei finanziamenti che sono stati erogati a persone e comunque a chi ha manifestato interesse del nostro comune per 94 attività e che con ogni probabilità si tramuteranno in 94 posti di lavoro oppure in ogni caso in un consolidamento delle attività eventualmente precedentemente già esistenti. Tutto questo certificato, perché ovviamente l'ho dovuto mandare alla Regione Campania, basta andare sul sito del GAL. Peraltro è un report formativo, informativo, che non è nemmeno molto lungo. Dico questo non per fare polemiche, perché penso che non è il tempo di fare polemiche. Ovviamente io mi aspettavo a questo punto, visto che non si voleva votare, altri tipi di considerazioni, altri tipi di riflessioni più pertinenti, ad iniziare dal fatto che ci sono ditte o aziende del comune di Buccino che hanno partecipato al GAL e che hanno avuto pure i finanziamenti. E allora questo la dice lunga sulla presa di posizione del consigliere Bernini. Prego, Fermi. Niente. La perplessità, forse non ci siamo capiti, nasce dal fatto che noi, a distanza di anni, ancora oggi, il sindaco dice che sono progetti che sono stati destinati a queste aziende, ma tutt'oggi noi non vediamo un reale progetto di rinnovamento della nostra agricoltura, un progetto di valorizzazione. Io me lo auguro che sulla carta noi non voteremo contro. Noi ci auguriamo che tutto questo si verifichi. È questo che ci auspichiamo. Non vediamo tramutarsi tutte queste azioni in azioni concrete. Questo è il nostro pensiero, sindaco. Non perché noi per l'amor di Dio, noi siamo a favore di queste iniziative, ma vogliamo che effettivamente si realizzino sul territorio. Non rimangono solo sulla carta, come tante volte succede. Presidente, per me non c'è, è inutile dire le stesse cose che ho detto fino adesso. Ho detto dove si possono vedere le fatti, situazioni e cose. C'è un report, se uno ha intenzione, ha voglia, tempo e modo di leggere, lo legge, altrimenti lasciamo stare il mondo come si trova. Non posso sicuramente chiedere per forza la votazione, però gli elementi sono altri che capisco, ma che non vanno gelati dietro altre considerazioni, altre riflessioni, a me se non concesso che vengano fatte. E la finisco qua per carità di patria. Altri interventi? Risi, prego. Risi, sei scomparsa. Non mi vedete? Ci sono? Sentiamo, vabbè, non ti vediamo. Non mi vedono, alcuni mi vedono. Tu non mi vedi, Diego.
solo io allora. Vuol dire che non mi vuoi vedere. Allora, io volevo aggiungere semplicemente una cosa, una cosa che ha detto all'inizio il sindaco, paragonando due cose secondo me che non andavano paragonate, l'agroalimentare con il buon vivere. Quello che noi abbiamo approvato poco tempo fa, l'agroalimentare, ha detto anche secondo me, e parlo sempre secondo me, una scorrettezza, perché secondo me già sapevamo benissimo della presenza della Pisano e della Boneco, perché se io vado un attimino indietro, noi ne abbiamo parlato in campagna elettorale e della Pisano specialmente già si sapeva qualcosa, o quantomeno la maggioranza, che è la stessa di allora, doveva già sapere qualcosa della Pisano del 2014, quindi questa cosa già si sapeva prima, e magari forse con l'agroalimentare bisognava muoverci un pochino prima, anche perché quando noi abbiamo votato la variante, e so benissimo che l'abbiamo votata anche noi a favore, perché eravamo a favore e totalmente contrari all'arrivo di queste industrie sul territorio volceano, sapevamo benissimo che era una cosa che lasciava il tempo che trovava, perché bisognava chiedere il parere dei proprietari della zona industriale e quindi dell'ASI. E infatti poi c'è stata bocciata successivamente, però noi speriamo tanto nel Consiglio di Stato e di ciò che sta succedendo adesso con i vari comuni che si sono associati a noi contro comunque questa Pisano e la Boneco. Per quanto riguarda l'adesione al comitato promotore del Buon Vivere, ci tengo a chiarire che non vogliamo celare niente dietro niente. Questo noi non votiamo, non ci asteniamo perché vogliamo celare un qualcosa, non siamo fatti così. Noi ci asteniamo semplicemente perché ogni volta noi sentiamo tante belle parole. A volte, devo dire la verità, io dopo 5 minuti non riesco nemmeno più a seguire, perché non capisco il nesso. Io vedo che comunque la delibera di giunta è stata fatta il 30/12/2019, quando già si parlava di aderire a questo Buon Vivere. Sicuramente ci sono stati il Covid e tante altre situazioni, burocrazie varie, ma io tutto questo interessamento da parte, diciamo, dell'amministrazione comunale, della maggioranza, quantomeno anche di invogliarci o quantomeno di farci parte di questa situazione, non c'è stato. Noi dobbiamo sempre attenerci a cose già fatte e a cose che poi alla fine secondo me lasciano il tempo che trovano, perché di riscontri territoriali sul territorio e anche per quanto riguarda lo sviluppo del commercio locale io non lo vedo, perché lasciamo a stare che adesso c'è il Covid e c'è una situazione di assoluta tristezza per quanto riguarda le attività commerciali volceane, e apro e chiudo parentesi, mi raccomando che nei prossimi giorni, questa volta sia veramente nei prossimi giorni per quanto riguarda i 50.000 euro, perché questi prossimi giorni li ho sentiti già 3 o 4 consigli fa, e se andiamo nei verbali li troviamo, quindi spero veramente che siano nei prossimi giorni a distribuire questi contributi a queste attività commerciali che rischiano, non dico nella totalità, ma la maggioranza di chiudere. Io dico che queste novità, queste aziende agricole, non vedo dei riscontri, perché qua si tratta di buon vivere, si tratta di cibo, si tratta di acqua, di salute, io non vedo. Purtroppo evidentemente sarà un mio problema, sarà un nostro problema, ma io non trovo un riscontro sul territorio. Sicuramente io parlo del territorio di Buccino, sicuramente parlo del mio di territorio, quindi vorrei vedere un riscontro qui, vorrei vedere qui delle novità, vorrei vedere qui sinceramente nascere nuove attività, nuove aziende agricole, e che il territorio inizi un attimino a sorridere dal punto di vista commerciale, cosa che purtroppo non vedo, e quindi noi ci asteniamo perché non crediamo in questo progetto così come è stato organizzato e come viene presentato al Consiglio Comunale. Presidente, chiedo di nuova parola perché sono state dette delle nefandezze e delle inesattezze. Io prego, prego. Grazie. Io non voglio fare polemiche, l'ho detto già prima, penso che non è il momento.
Però consiglierei di andare a vedere per quanto riguarda le Pisano e anche per quanto riguarda l'Abonello, visto che si è parlato addirittura del 2014, quante volte non i proprietari, ma l'ASI nella qualità di ente gestore delle zone industriali, quante volte dal 2014 al 2018 hanno fatto i bandi mettendo a disposizione, ovviamente in vendita, i lotti, e quante sono state le manifestazioni di interesse? Nessuna, nessuna. Per cortesia, andate sul sito dell'ASI, se non credete a me. Così come ho detto per il GAL, andate sul sito dell'ASI e informatevi l'atto di acquisto dell'abbonamento da parte dell'agromatica a quanto risale. O dobbiamo pubblicare pure questi documenti? Oppure dobbiamo farci certificare dall'ASI quante gare sono state fatte dal 2014 al 2018 e sono andate sempre deserte, sistematicamente deserte? No, si viene a dire che qua già si sapeva qualche cosa. Va bene, mettiamola così. Probabilmente forse un po' di decenza farebbe bene e meglio a tutti. Sono altri interventi? Ci sono io. Non mi vedi. Diego, non mi vedi, ma ci sono io che ho alzato la mano. Ok. Allora, nefandezze. Io dico solo una cosa. Nel momento in cui il proprietario, quindi l'ASI, inizia a fare un bando per vendere i territori, il suo territorio, perché laggiù non è che ci si poteva o si poteva vendere a un privato per fare una bella villa con i fiori e con il giardino e con la piscina. Inizia a fare questi bandi di vendita, ma ci vogliamo preoccupare un attimino che è probabile che qualcuno che ha un'industria che possa fare qualcosa che non sia il pane possa arrivare giù alla zona industriale o no? Io questa è la domanda che mi faccio. Che poi i bandi siano stati fatti e che è stata giudicata successivamente è un altro discorso, ma si sapeva benissimo chi arrivava qua. E secondo me, non voglio andare oltre, la situazione noi non lo vogliamo mai dire perché bypassiamo, è solo ed esclusivamente politica, per quanto mi riguarda, è sempre un mio pensiero e rimane un mio pensiero. Gli altri possono pensare quello che vogliono, ma per quanto mi riguarda il problema è politico, perché l'ho detto e lo ribadisco, qui nel 2017 ci passava De Luca nel nostro Corso Garibaldi e non ci dimentichiamo che De Luca, il presidente della Regione Campania, e a quanto mi pare adesso non sta alzando un dito per questa situazione. E poi oltretutto nella zona industriale di Buccino si lavora il percolato, non ci dimentichiamo questo. E chi è autorizzato a lavorare il percolato a Buccino? E chi si viene a mettere vicino ad un'industria che lavora quel quantitativo di percolato? Chi si viene a mettere? Chi lavora il pane? Chi lavora i biscotti, i taralli? Non credo proprio. Quindi secondo me come amministrazione comunale qualcuno un interrogativo se lo poteva porre prima e si poteva agire prima. E poi saranno anche nefandezze, poi vedremo quali saranno le nefandezze. Vabbè. Io come al solito mi appello a tutti, me compreso, non rendiamo un buon servizio se usciamo fuori tema, se ci sono interrogazioni, interpellanze, le poniamo alla fine. Cerchiamo di attenerci, lo dico a tutti, a me compreso, all'ordine del giorno, non se no dal signor Presidente, dai sentieri del buon vivere andiamo a fare.
Chiedo scusa, signor Presidente, però ogni volta questa cosa mi viene sempre detta dopo il mio intervento. Voglio ricordare, voglio ricordare che l'agroalimentare l'ha ricordato e l'ha nominato il sindaco. Io ho semplicemente risposto a quello, non sto andando fuori tema. E dall'agroalimentare però andiamo a finire alle fonderie pisane, no? Perché uno non vuole affrontare l'argomento. L'associato. Possiamo stare... Vabbè. Era solo un appello a tutti, non mi sono riferito a nessuno, non ho mosso nessuna polemica diretta. Vabbè, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Votazione, Nicola Parisi. Favorevole. Maria Trimarco. Favorevole. Francesco Farao. Favorevole. Domenico Senatore. Favorevole. Katia Trimarco assente. Anna Maria Del Corvo. Favorevole. Lucia. Favorevole. Lucia Salimbene. Favorevole. Io favorevole. Francesco Pernicola. Astenuto. Valeria Chiariello. Mi astengo. Mario Freda. Mi astengo. Lucia Risi. Mi astengo. Mi senti? Sì, sì. Immediata eseguibilità, stessa votazione? Va bene per tutti. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno. Cittadinanza onoraria del comune di Buccino a Patrick Zaghi e richiesta cittadinanza italiana determinazione. Allora, riguardo a questo punto all'ordine del giorno, che ho posto all'ordine del giorno, voglio riassumere brevemente i passaggi salienti della vicenda di Patrick Zaghi, che è un giovane ricercatore, e, insomma, ha favorito, cioè per i diritti umani, insomma, scusate, non mi viene il termine. Vabbè. Comunque si trasferisce in Italia per frequentare un master internazionale presso l'Università di Bologna, è rientrato in Egitto per un breve periodo di vacanza nella notte tra il 6 e 7 febbraio 2020, non appena atterrato all'aeroporto del Cairo, viene tratto in arresto in assenza di apparenti motivi. Viene infine incriminato per istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione, per aver pubblicato false notizie e con l'intento di disturbare la pace sociale, per aver incitato proteste contro l'autorità pubblica e il governo di Al-Sisi, per aver utilizzato i social network per minare l'ordine sociale e la sicurezza pubblica, oltre ad aver istigato, insomma, accusato di aver istigato alla violenza e al terrorismo. Da allora sono trascorsi 14 mesi e Patrick Zaghi si trova ancora privato della propria libertà personale per aver espresso le sue idee e le sue opinioni. Durante la detenzione, per come riferiscono i legali, Patrick è stato minacciato, picchiato, torturato e sottoposto addirittura all'elettroshock. Questa terribile vicenda ci riporta alla sconvolgente storia della tortura e dell'uccisione di Giulio Regeni, che è una ferita tuttora ancora aperta, e ci ricorda di come in Egitto il dissenso e la libertà di espressione vengano repressi col sangue, con la violenza e con la cancellazione dei diritti. E tutto ciò è inaccettabile. Alla luce di tali fatti, da settimane numerosi intellettuali, giornalisti, accademici e parlamentari chiedono che sia conferita al giovane egiziano la cittadinanza italiana. E ultima, di poche ore fa, in ordine di tempo, è la calendarizzazione per il 13 aprile prossimo della mozione dei senatori del Partito Democratico, nella quale si richiede
al governo italiano, al Presidente della Repubblica, di riconoscere Patrick Zaki quale cittadino italiano, atto che potrebbe contribuire a fermare le torture, a restituirgli la libertà e a salvargli la vita. Inoltre, già in molti comuni, Bologna per prima, seguita da Milano, Napoli, eccetera, eccetera, anche piccole realtà come la nostra, hanno avviato e in alcuni casi concluso il percorso per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Zaki e hanno richiesto anche loro il riconoscimento della cittadinanza italiana sul presupposto che ciò testimoni il riconoscimento dei valori di libertà di pensiero e di libertà di partecipazione pubblica. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, oltre ad essere un importante attestato di vicinanza a un giovane ricercatore dell'Università di Bologna, impegnato in importanti iniziative a favore dei diritti umani, è anche un segnale di solidarietà e vicinanza nei confronti di tutti coloro che in molte nazioni, con governi dittatoriali e antidemocratici, vengono ingiustamente detenuti, condannati, in quanto si battono per i diritti civili e politici, come accade recentemente in Russia con il caso Navalny e in Birmania con il recente golpe militare. Ritengo dunque che anche il comune di Buccino debba dare un segno tangibile della propria vicinanza al giovane Zaki, contribuire a perorare la causa e sostenere l'impegno nella difesa dei diritti politici, individuali, di libertà di pensiero e di espressione, concedendogli appunto la cittadinanza onoraria del comune di Buccino ed inoltrando la richiesta al governo di riconoscimento della cittadinanza italiana. Mi auguro che questa proposta sia approvata all'unanimità, a testimonianza che il rispetto dei diritti umani non risponde a logiche di parte e con la speranza di poter consegnare le chiavi di Buccino a Patrick Zaki presto. Questa è la mia proposta e insomma ho concluso il mio intervento. Ci sono interventi? Preda, prego. Non possiamo non condividere la necessità di attribuire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, nonché la richiesta di cittadinanza onoraria. Onora chi ha reputato opportuno avanzare la richiesta, nonché l'intero Consiglio Comunale che approva se approva. Ma nel contempo, con l'occasione per sensibilizzare, è vero sì che noi ci dobbiamo dare un tocco di sensibilità alle problematiche internazionali, però dobbiamo anche riportare la realtà, quella che viviamo tutti i giorni. Ma nel contempo colgo l'occasione per sensibilizzare il sindaco a rivolgere ulteriore attenzione alle problematiche insistenti nella nostra comunità, quale il disagio economico che ricade sulle famiglie per la insistente pandemia, le attività lavorative che chiudono senza avere ristori, le tasse che a prescindere vengono onorate. Questo al governo centrale tramite l'ANCI. Colgo anche l'occasione per sensibilizzare ulteriormente il sindaco nell'attivarsi per la tutela delle unioni familiari per il tramite dei servizi preposti, in quanto sono ricorrenti nelle nostre comunità le conflittualità, non solo per carenze economiche, ma anche per la limitazione di relazioni sociali. Ho ultimato il mio intervento, signor Presidente. Bene, ci sono altri interventi? Caro Presidente. Prego, Sindaco. Prego. Ovviamente io do per scontato che questo è un argomento che uscirà dal Consiglio Comunale in maniera unanime, non solo per i contenuti, ma anche per il
profilo della proposta. Gradirei però andare anche oltre, al di là del fatto che tutto quello che sta accadendo a pochi passi da noi, perché l'Egitto non è proprio dietro l'angolo, ma non è nemmeno molto lontano, ha una civiltà ultramillenaria che, rispetto alla quale la dice lunga quello che sta succedendo. E tutto questo è quello che sta succedendo a questo ragazzo, alla sua famiglia più in generale, è scientifico. Se è vero come è vero che giusto qualche giorno fa il suo avvocato, peraltro un avvocato, un'avvocatessa egiziana, l'ha trovato da un punto di vista psicofisico in una situazione molto, ma molto precaria. Questo è il dato dal quale partire e penso che la discussione, fermo restando la cittadinanza onoraria, che è il massimo dell'onorificenza che un comune possa dare o possa conferire, però poi parliamo o quantomeno leggiamo che nel frattempo l'Italia, bontà loro, quelli di ieri e quelli di oggi, visto che le situazioni sono politiche, vende armi all'Egitto, imbarba ad ogni cittadinanza onoraria, sia quella locale come può essere Buccino, sia quella che sarà la cittadinanza italiana, perché è giusto che sia data così. Penso che la discussione vada fatta in maniera molto più approfondita, molto più circostanziata e molto più pertinente rispetto al dramma umano, ma anche rispetto ai notevoli interessi che ci sono. E per quale motivo ho fatto questo preambolo più o meno lungo? Per manifestare ovviamente il mio voto non favorevole, favorevolissimo, al di là, se può venire ancora meglio, la diretta persona, Patrick, ma che almeno nel frattempo possano essere invitati nella nostra comunità i genitori di Patrick, in modo che possiamo sicuramente avere tempo e modo di conoscerci, ovviamente di farci apprezzare, ma già il conferimento della cittadinanza onoraria a questo ragazzo sicuramente già è insito nell'atto, sarebbe anche un modo per far conoscere la nostra comunità, il nostro paese, il nostro comune, la nostra sensibilità. A proposito, è chiaro che bisogna avere un ampio spazio, non solo ottico, ma anche pratico, davanti a sé nell'affrontare o comunque nel parlare o comunque nel conferire quello che stiamo facendo stasera delle cittadinanze onorarie, ma nel contempo anche salvaguardare quello che è la realtà ordinaria e quotidiana della nostra comunità, a cui faceva riferimento il consigliere Frida, che sicuramente avrà le sue buone ragioni, i suoi elementi per dire quello che ha detto giusto qualche minuto fa. Sicuramente affronteremo questi elementi di criticità. Eventualmente però vengono ovviamente sottolineate, dette, presentate
nel miglior modo possibile, ma non tanto nella proposta in sé, perché poi io mi rendo conto c'è anche ovviamente questo viene fatto e detto nel senso più buono del termine, per una salvaguardia o comunque per una tutela della propria dignità, che spesso forse sfugge a tutti quanti noi, ma che se siamo nelle condizioni di aprirci su situazioni che semmai io conosco e che altri non conoscono e viceversa, probabilmente facciamo una cosa buona alla comunità, sicuramente a chi ne ha bisogno e anche a noi stessi, diamo anche un senso al nostro ruolo e alla nostra funzione. Bene, condivido in pieno quello che è le parole del sindaco, insomma, anche sull'invito ad estendere ai genitori, sperando di avere tra 45 giorni si ridiscute sulla liberazione. Posso replicare? Prego. Mi rivolgo parole di stima e di apprezzamento per quanto dichiarato dal sindaco in merito al fatto di voler invitare i familiari di Patrick Zaki a Buccina. Però mi permetto sommessamente di dire, per ritornare al discorso di prima, tanta solidarietà a questa famiglia, tanta solidarietà a Patrick Zaki, però rivolgiamo ulteriore attenzione, più di quanto fa il signor sindaco, anche alle famiglie in sofferenza che stanno nelle nostre comunità. Grazie. Sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Nicola Parisi. Favorevole. Maria Trimarco. Favorevole. Francesco Farao. Favorevole. Domenico Senatore. Favorevole. Katia Trimarco, assente. Anna Maria Del Corvo. Favorevole. Nunzia Elia. Favorevole. Lucia Salimbene. Favorevole. Io favorevole. Francesco Pernicola. Favorevole. Valeria Chiariello. Favorevole. Mario Freda. Favorevole. Lucia Risi. Favorevole. Vabbè. Ultimo punto all'ordine del giorno, proposta di integrazione dello statuto comunale con la previsione di un piano di ripresa e resilienza, così come indicato nelle linee programmatiche del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, determinazioni. Prego, sindaco. Grazie. La determinazione consiste di fatto nel sottoporre alla valutazione del Consiglio la possibilità, per me la necessità, di inserire i tratti salienti del piano nazionale di ripresa e resilienza, che ovviamente è solo un aspetto di un programma, di una progettazione, chiamiamola come vogliamo noi, più generale che il Recovery Fund. Però questa parte estremamente condivisibile, almeno a mio modesto avviso, si attaglia bene a quello che sono le nostre peculiarità, tant'è che abbiamo avuto modo di parlarne anche con gli altri colleghi amministratori e sindaci, che tutti quanti o comunque buona parte di essi
porteranno questo argomento nel proprio consiglio comunale, nel rispettivo consiglio comunale, per integrare i singoli statuti, nel nostro caso lo statuto del comune di Buccino, con gli indirizzi strategici che ci proporrà da qui a pochi mesi l'Unione Europea, a partire dall'ambiente, dalla sostenibilità ambientale, a fronte delle quali ci sta anche un importante impegno economico, perché parliamo solo di questo, in questo settore, di 48 miliardi di euro, una cifra enorme che contempla investimenti nella filiera dell'idrogeno, nella sostenibilità ambientale, nell'efficientamento degli edifici pubblici, e io aggiungo anche da parte dei privati, e una gestione sostenibile delle risorse idriche. Questo a carattere come dire, in macro, macroeconomici, e da un punto di vista del concetto, e da un punto di vista economico. Però se eventualmente il Consiglio valuta positivamente questa ipotesi, certamente c'è da integrare il nostro statuto e dargli una conformazione sicuramente più sostenibile di quanto già lo è, ma che si collima bene con quelli che saranno gli sviluppi futuri della nostra nazione, ma non solo della nostra nazione, parliamo di una programmazione europea per quanto riguarda il recovery fund. Sicuramente la problematica ha assunto nei mesi scorsi una caratura di carattere mondiale. Io farei una opportuna riflessione, dicevo poc'anzi necessaria per quanto mi riguarda, in modo che possiamo sicuramente arricchire di elementi, di spunti il nostro statuto, e che la nostra carta, tra virgolette sicuramente, però insomma la nostra carta costituzionale, molto ma molto locale, però è un riferimento che è empirico nei principi in esso contenuti, e però che può avere una valenza sicuramente straordinaria qualora si presentano delle opportunità, delle possibilità, così come sembra oramai, anzi è certo, da un lato, e dall'altro lato può essere anche l'elemento in base al quale si possono scongiurare eventuali problematiche che in questi giorni vede coinvolta la nostra comunità, ma chiaramente questo è un ragionamento che va al di là dei confini comunali. Quindi per cui io sottopongo la valutazione dei consiglieri singoli e più in generale il consiglio generale questa possibilità di integrare lo statuto integrandolo chiaramente con i principi portanti e fondamentali del piano nazionale di ripresa e di resilienza. Per il momento ho finito, grazie. Prego, consigliera Cagliariello. Allora, in merito a questo punto all'ordine del giorno, noi siamo favorevoli all'integrazione dello statuto comunale,
però è anche vero che abbiamo guardato quelle che sono le linee programmatiche del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità della Mobilità Sostenibile. In realtà il piano è molto articolato, il piano consta veramente di tanti interventi. Noi siamo favorevoli, figuriamoci se ci possiamo sottrarre ad un'iniziativa di questo tipo, ma che sia calata nella nostra realtà, che non si guardi soltanto ad una cifra economica che può arrivare, ma che si guardi con attenzione ai progetti che servono al nostro comune per migliorare la nostra situazione. Perché le linee programmatiche veramente ci mettono di fronte a tante variabili, ma noi dobbiamo individuare quelle giuste e quelle che fanno per noi. È vero che questa sera c'è una proposta di integrazione, ci saremmo però aspettati anche un attimino che tipo di intervento includere all'interno dello statuto comunale, proprio per vagliare al meglio quelle situazioni che si confanno alla nostra realtà. Terminato. Presidente. Prego, sì. Grazie. Non a caso il punto all'ordine del giorno è contempla la proposta, una valutazione rispetto alla ipotetica integrazione. Poi è chiaro che nel momento in cui lo statuto viene ad essere integrato, bisogna andare più nei particolari e più nel merito. Innanzitutto io ho fatto riferimento ad una cifra economica, a un finanziamento più che cifra economica complessiva, per cui ed è un finanziamento che va anche al di là di quelle che sono le prerogative che sono in capo ai singoli comuni o alle amministrazioni pubbliche, perché possono essere anche ovviamente ad appannaggio dei privati. Mi riferisco ad esempio all'efficientamento energetico degli edifici, che non necessariamente devono essere per forza pubblici. Oppure, visto che abbiamo la nostra famigerata zona industriale, la cui alimentazione sappiamo bene com'è in questo momento, ma ci può essere anche l'alimentazione ad idrogeno, e quindi trasformare la conduzione degli opifici, delle fabbriche ad idrogeno. Sicuramente ci troviamo di fronte a situazioni di carattere storico da un lato e dall'altro lato epocale, un po' come la rivoluzione industriale del 1870. Ovviamente non parlo di Bucino, ma parlo di tutta l'Unione Europea, ma che tra la piccola realtà o grande dobbiamo necessariamente misurarci. Sicuramente noi oggi si dovranno misurare almeno per quanto mi riguarda, chi piglierà il nostro posto in termini di amministratori pubblici sul territorio, e penso che questa sia una condizione non solo del Comune di Bucino, ma da parte di tutti. Non è una sfida assolutamente, però se noi stasera decidiamo che il nostro statuto venga, per quanto mi riguarda, anche qualificato per ciò che concerne questi aspetti di cui stiamo discutendo, sicuramente poi avremo modo di confrontarci su una programmazione di settore che va sicuramente dal pubblico, ma che necessariamente deve coinvolgere, deve essere un programma condiviso e partecipato anche dai privati, anche già solo nella conduzione
nella conduzione delle... Noi siamo stati tra i primi comuni che, la cui energia sostenibile nel 1900, nel fine anni 80, se non ricordo male, abbiamo avuto il metano. Sostenibilissima. Oggi si mette in discussione anche il metano come, come elemento di idrocarburi. Quindi per cui sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, tutte le proposte vengono, possono essere valutate e se pertinenti, perché no, accettarle ed approvarle. Altri interventi? Per Nicola, prego. Noi, per ribadire che noi siamo favorevoli all'integrazione della proposta del sindaco al nostro statuto, ma nello stesso tempo ribadiamo che noi vogliamo partecipare in futuro all'elaborazione di questi progetti che sicuramente incideranno sul futuro delle nostre generazioni. Non vogliamo ripetere gli errori del passato. Io penso che nell'ambito istituzionale ci debba essere un rapporto tra opposizione e maggioranza. Poi la maggioranza decide, però la maggioranza deve anche ascoltare le proposte della minoranza. Non ci deve portare argomenti in consigli dove già è stato deciso il tutto, perché altrimenti finisce il dialogo, finisce la democrazia. Possiamo dare tutta la cittadinanza onoraria, la nostra solidarietà a Patrick Zaki. Però quando poi nel nostro paese non ci ha un dialogo civile tra forze politiche, penso che non abbiamo fatto il bene comune. Così come io penso che sul futuro di Buccino ci dobbiamo vedere più spesso, non solo in Consiglio Comunale, ma proprio per ragionare su alcune cose che vanno fatte. E io penso, Sindaco, che dovremmo fare un consiglio per fare voti, per far... Tutti parlano dell'alta velocità, ma l'alta velocità passa sul nostro territorio e quindi noi dovremmo almeno fare voti affinché una fermata possa istituirsi sul nostro territorio. La chiedono tutti, non vedo perché non la dovremmo chiedere noi. E come pure penso ad altri progetti che possono salvaguardare il nostro territorio e nello stesso tempo siano innovativi e di futuro sviluppo per questo territorio. Anche nella difesa contro l'insediamento di queste industrie pesanti, penso che ci voglia una maggiore compartecipazione con la minoranza, perché non è che noi giochiamo il tutto solo con la sentenza del Consiglio di Stato. Queste industrie dovranno presentare tutte le autorizzazioni presso gli uffici regionali. Ci saranno istituite delle conferenze dei servizi. È lì che noi con i nostri consulenti, e ognuno di noi nel suo piccolo può portare un po' di collaborazione e di professionalità che ognuno di noi può avere. È lì che noi ci dobbiamo battere, però nello stesso tempo dobbiamo essere convergenti, uniti. Ma io so che sabato ci sarà una riunione sulla zona industriale che apprezzo e nello stesso tempo ringrazio i sindaci che vi parteciperanno, ma non può l'opposizione non leggere tutto questo dai giornali, dalla stampa, senza avere un invito formale a partecipare. E nello stesso tempo anche a sensibilizzare i cittadini, perché da soli non si va a nessuna parte, le battaglie si vincono uniti, le forze interne del Consiglio Comunale insieme ai cittadini. È questo che deve prevalere tra di noi, al di là di quello che sono i ruoli istituzionali e il ruolo politico. Ci può essere la strumentalizzazione, ma poi ci deve essere l'unità di intenti sui progetti, sul futuro del Paese. Io mi auguro che in prospettiva questo rapporto migliori e che ne possano trarre benefici le future generazioni. Noi abbiamo un ruolo fondamentale, che è quello almeno di preservare questo territorio e di lasciarlo in modo che in futuro altri avranno altre idee e lo potranno sfruttare. Nello stesso tempo volevo invitare, visto che siamo a chiusura del Consiglio Comunale, ho saputo, Sindaco, che domenica a San Gregorio ci sarà un punto vaccinale. La pandemia continua, l'unico mezzo, sono convinto, siano i vaccini. Chiediamo anche noi che venga istituito al più presto un punto vaccinale nel nostro comune per far sì che soprattutto a quei cittadini che non possono recarsi ad Oliveto di avere un punto di cui servirsene. Io suggerisco che dove è allocata attualmente la Croce Rossa, visto che a poca distanza c'è pure il 118,
possa essere istituito un punto vaccinale molto qualificato. Bisogna fare i passi opportuni, visto che l'ha fatto il Comune di San Gregorio, e già domenica ci sarà la prima partecipazione in collaborazione con la Croce Rossa, con le associazioni e con l'ASL. Un altro punto che volevo dire è che è vero, noi dobbiamo avere la sensibilità di dare la cittadinanza onoraria, ma certe volte abbiamo pure sbagliato, ma nello stesso tempo dare un riconoscimento anche a quei personaggi che vivono in loco. E non vorrei strumentalizzare niente, ma ritengo che Francese Luigi, il proprietario dell'ICAP, della cosiddetta Fiammante, che in questo momento sta sostenendo una battaglia vicino a noi, ma nello stesso tempo è uno che si sta prodigando per questo territorio, intende in termini di valorizzazione, ma anche in rapporto all'occupazione che crea per i nostri giovani. Ed è sicuramente un uomo che gli va riconosciuto perché viva e lavora a Buccino da oltre 30 anni. Così come, per esempio, mi viene in mente il dottore Valletta, un serio professionista che umilmente, senza scalpore, si prodiga a favore dei nostri concittadini, fornendo un'assistenza assidua e continua. Facciamo un riconoscimento anche a queste persone che da anni operano sul nostro territorio in silenzio e apportando reali benefici e sollievo alla nostra cittadinanza. Grazie. Presidente, ma non è come dire una risposta in forma polemica, assolutamente no, però sicuramente però vanno chiariti alcuni punti, almeno dalla nostra angolatura o dalla mia angolatura, mettiamola così. La prima, per la verità, i vaccini già sono stati fatti a Buccino, solo per una parte e solo per quanto riguarda le persone che sono ospiti nelle nostre case di riposo, e abbiamo già fatto a gennaio la richiesta, così come abbiamo già fatto la richiesta alla Croce Rossa affinché ci metta a disposizione dei gazebo in modo da allestire la parte retrostante del comune. Lì possiamo anche eventualmente usufruire della parte più materiale, e cioè mi riferisco chiaramente agli archi e allo spazio sotto gli archi del comune, così come peraltro già abbiamo fatto con la campagna dei tamponi in drive-in. Penso che nei prossimi giorni ci daranno una risposta. Ancor di più, mi diceva la consigliera delegata alla sanità, la consigliera del Corvo, la prossima settimana e comunque nei prossimi giorni ci sarà la collaborazione tra il nostro comune, la Croce Rossa e il punto vaccinale di Oliveto Citra, ma per fare i vaccini a domicilio. Quindi siamo noi che andremo a trovare le persone, che soprattutto le persone che non possono muoversi. Questo è un programma che si riferisce prevalentemente a persone che non hanno una autonomia di deambulazione e comunque di movimenti per spostarsi, sia all'interno dello stesso paese, sia eventualmente per andare fuori per il vaccino. Ovviamente stiamo scontando anche noi quella che è una problematica di carattere nazionale, ancora di più europeo, che la materia prima, e cioè vale a dire i vaccini, ad oggi ci sono, ma ci sono in quantità o in numero ridotto. Per quanto riguarda l'alta velocità, per la verità
l'ipotetico progetto dell'alta velocità non prevede nessuna fermata in provincia di Salerno. L'unica fermata è prevista nella valle del Lirno, poi l'altra fermata a Sapri, comunque in Calabria, in questo momento mi sfugge, a Praia, se non ricordo male. Bisogna però vedere qual è l'elemento o gli elementi, i programmi o le progettazioni che sicuramente con tutta la nostra scienza non possiamo prevedere e programmare noi, perché se il corridoio Berlino-Palermo, perché di questo parliamo, deve passare per la Calabria dalla parte del Tirreno, allora penso che non abbiamo molta partita, né noi né tutto il resto della provincia di Salerno, perché la partita si gioca tra Salerno e Battipaglia, perché lì c'è lo snodo. Noi siamo andati oltre. Quando dico noi, non parlo solo del comune di Buccino, parlo di una moltitudine di comuni, perché c'è l'altro snodo rispetto al quale noi possiamo giocare un ruolo importante sull'alta velocità, ma che non può collegarsi però a Berlino-Palermo, alla tratta ferroviaria Berlino-Palermo, ma allo snodo di Sicignano, che da una parte la ferrovia, come tutti quanti sappiamo, andava, perché oramai è un quarantennio che non funziona più, verso Lago Nigro, e dall'altra parte, cioè vale a dire dalla nostra parte, c'è la famosa tratta ferroviaria, la più antica in assoluto, Battipaglia Potenza Taranto, che è una tratta importante non solo da un punto di vista storico, perché sarà pur vero che la prima tratta ferroviaria in assoluto in Italia è stata Pietrarsa-Napoli, ma parliamo di, non dico di pochi metri, ma di pochi chilometri, però la vera tratta ferroviaria in valore assoluto come trasporto ferroviario è stata Battipaglia Potenza Taranto. È lì che noi dobbiamo dire la nostra, se ne siamo capaci, cercando ovviamente di colloquiare, siamo dei rimbettai, Buccino e Sicignano da una parte, e compreso ovviamente gli altri comuni, perché con ogni probabilità anche gli amici vicino di Vietri Potenza possono essere o potrebbero essere interessati a questa ipotesi qua, o comunque la prima parte del vallo di Diano. Non possiamo, penso, fare un ragionamento così sic et simpliciter: il corridoio Berlino-Palermo deve passare da noi, perché sappiamo benissimo che questo non può accadere. Lo sappiamo benissimo, quindi per cui bisogna vedere appunto su quale tratta giocare le nostre carte, ammesso non concesso che le possiamo giocare e che siamo nelle condizioni di poterle giocare, ma sulla base di un dato reale ed esistente, perché noi non siamo lo snodo del Tirreno che da Battipaglia porta verso il Cilento prima e poi verso la Calabria dall'altra parte. No, la nostra tratta ferroviaria è tutt'altra, che magari se ci mettessero l'alta velocità, tant'è che già oggi in termini temporali, ma per la verità già da un bel po' ci sono i treni dell'alta velocità, tipo la freccia bianca, la freccia rossa che passano. Quindi per cui voglio dire,
ci sono, per quanto mi riguarda, le condizioni, non in maniera ovviamente singola, ma condividendolo con tutto il territorio, questo ragionamento si può fare, ed è un ragionamento non perché lo sto facendo io, penso anche reale e circostanziato ai nostri posti e ai nostri gruppi. Per quanto riguarda poi le possibili deficienze, qua nessuno sta dicendo niente, fermo restando che vabbè, lasciamo stare il resto. Ma chiedo scusa, ma per quale motivo i consiglieri di minoranza, nello specifico il capogruppo, non fa una proposta? Fa la proposta ed eventualmente viene vagliata, viene valutata, viene portata in consiglio. Ma non è che qui dobbiamo... la non reticenza che viene data ad una personalità, l'abbiamo data poc'anzi ad un ragazzo che può essere un nostro amico, un nostro figlio, un nostro fratello, insomma una persona nostra in tutti i sensi, e dobbiamo fare l'interrogazione per che cosa? Se ci sono le condizioni, ovviamente parliamo di condizioni oggettive che riguardano una serie di referenze, non vorrei nemmeno parlare di requisiti, ma sicuramente di referenze, e perché e per quale motivo il Consiglio Comunale dovrebbe eventualmente votare diversamente? Allora, visto che ci vuole viene sempre detto che ci vuole il coinvolgimento, ma il coinvolgimento viene chiesto, ma viene anche eventualmente sottoposto alla valutazione degli altri. O si deve per forza di cose farsi sentire dire no, al di là se il no può essere giusto o può essere sbagliato. E allora fate una proposta in questo senso, e dopodiché penso che ci sono, sia da parte della maggioranza che da parte della minoranza, tutte le condizioni, come dire, sia personale che intellettive e di conoscenze, per fare una valutazione più complessiva e più pertinente. Ho finito. Altri interventi? Nessun intervento. Passiamo alla votazione. Nicola Parisi. È favorevole, chiaramente. Maria Trimarco. Favorevole. Francesco Farao. Favorevole. Domenico Senatore. Favorevole. Katia Trimarco, assente. Anna Maria Del Corvo. Favorevole. Nunzi Elia. Favorevole. Lucia Salimbene. Favorevole. Io favorevole. Francesco Pernicola. Favorevole. Valeria Ciariello. Favorevole. Mario Preda. Favorevole. Lucia Risi. Favorevole. Immediata eseguibilità, stessa votazione? Sì. Ci sono interrogazioni? No, interpellanze. Ok, la seduta alle ore 20:09 si chiude. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Non si sta più registrando la conferenza. Mamma mia, come non so sta cazzo. Mamma mia, ma non finire mai.